Ciao a tutti amici di Padel Test by Roberto Cardi, nuova recensione Starvi Dronos Galaxy. È praticamente una forma a goccia, piatti in carbonio 3K e il piatto praticamente evidenzia questo full, come si dice, come c'è scritto qua, full planet effect, quindi praticamente un 3D molto ristretto evidenziato in superficie per dare molto più spin alla palla. La gomma che viene utilizzata da questa racchetta è un EVA Ultra Speed Soft. Questo esemplare pesa 357 grammi così come ce lo manda dalla casa, però il range, diciamo, di peso oscilla tra i 355 e i 370 grammi. Andiamo a vedere comunque il bilanciamento a 26,2, un medio tendente all'alto. Andiamo a vedere come si comporta in campo la Dronos Galaxy di Starvi 2024. Starvi o Starvi? Intanto un'altra notizia è che praticamente Starvi monta il Noene overgrip Noene di serie, grip Noene di serie, quindi con uno scarico delle vibrazioni al braccio prima che arrivano al braccio. Molto molto importante questo sistema, questo dispositivo Noene. E vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube Padel Test by Roberto Cardi. Per voi un semplice gesto, per noi una cosa molto molto importante. Vi ricordo anche sempre tutti gli account dei social, quindi su Instagram mi trovate come Padel Test Roberto Cardi, sul canale Telegram Padel Test by Roberto Cardi, sul canale WhatsApp Padel Test by Roberto Cardi. Seguitemi perché ci sono tantissime promozioni importanti esclusivamente riservate ai miei follower, ok? Andiamo a vedere in campo Dronos Galaxy come si comporta. Allora, 357 erano i grammi dichiarati da Starvi. Come vedete 360-361 grammi e invece il peso reale, 3 grammi di differenza rispetto al dichiarato. E qualcuno dice cordino senza cordino, ma anche se io lo alzo cambia un pochino, poco. Andiamo a vedere come si comporta la Dronos Galaxy 2024 in campo. Sono curioso proprio di vedere questo grip Noene che effetto mi fa in mano, insomma, vedere effettivamente il cambio di impugnatura, come mi riesce o no. Andiamo sul campo, vamos! Dronos Galaxy 2024 Full Effect Planer. Praticamente questo piatto così fatto in questa maniera mi fa prendere veramente molto molto bene il taglio, lo spin quando vado a fare la volée, quindi ottima, un'ottima potenza e direi un buon punto dolce anche della racchetta. Il peso non lo avverto per niente, dalla volée veramente già si prospetta un ottimo attrezzo, tecnicamente molto valido. Una tipologia di impatto che potrei definire un medio, in una scala da 1 a 10 potrei definire un 5, quindi si posiziona proprio in mezzo, né dura né morbida, media. Allora, nei colpi alti vibora e bandega, vedete quello che è la descrizione del piatto che abbiamo visto anche poc'anzi, è veramente veramente bello, bello perché mi fa esprimere il taglio della palla in maniera eccellente, anzi, ma che eccellente, tanta roba. Quando vado a fare la palla alta con questa racchetta si merita il tanta roba, il voto più alto che c'è. Tra l'altro una menzione particolare al grip Noene, mi ci trovo veramente bene, veramente fantastico ragazzi, quindi Starvi ha fatto un'ottima cosa. Andiamo a vedere gli altri colpi con Dronos Galaxy 2024, vamo! Allora,
Allora, quando vado a fare i colpi basici dritto e rovescio, impatto bene, mi dà una buona sensazione di un punto dolce che non è ampissimo ma non è neanche ristretto, per cui diciamo buono anche il punto dolce d'impatto. Mi offre una discreta, una buona potenza, buoni sempre i tagli per effetto di questo tipo di piatto, e l'ideale per chi vuole una racchetta diciamo medio dura, per capirci una scala che ho dato come descrizione di impatto di 5 più o meno 5 barra anche 6 dai colpi basici. E ottima nel controllo, devo dire un'ottima racchetta in generale, manovrabile molto molto bene, Starvi Dronos Galaxy. Prima però di proseguire nel prossimo colpo, vi ricordo che mi potete chiedere qualsiasi consiglio inerente al cambio della vostra pala, quindi quando siete in fase di cambio della vostra racchetta contattatemi su WhatsApp al 347-620-7531, vi darò risposta sempre. Sui commenti invece del canale YouTube qualche volta mi sfugge perché non sempre riusciamo a seguirli. Invece su WhatsApp io vi posso dare il miglior consiglio e se volete vi posso formulare la miglior offerta del mercato attualmente, quindi se dovete comprare quel tipo di pala. Ok? Andiamo a vedere gli altri colpi. Con la Dronos Starvi, intanto la prima cosa che mi viene a dire quando vado a giocare sotto pressione, bene, il tocco e quindi della palla veramente molto bello, ma soprattutto i pallonetti vanno, che è una meraviglia, vanno veramente bene, non devo mettere né troppo il braccio né poco, quindi non mi fa un effetto fionda, ma non mi fa un'uscita di palla gratuita, ma non ha neanche bisogno e necessità di essere spinta, quindi veramente un attrezzo che oserei definire quasi perfetto per i pallonetti, molto molto bene. Uscire parete alta, la potenza c'è, il taglio c'è, che cosa manca? Dovrebbe mancare solo il braccio, ci vuole un braccio nostro, a parte gli scherzi, anche dall'uscire parete non posso che evidenziare quelle doti di caratteristica che ha questa racchetta, una racchetta molto molto funzionale anche sull'uscita di parete alta, buona. Veramente, se devo definire, come vedete ultimamente sto definendo meno in voti per via di tanti motivi, però vi sto dando praticamente un giudizio più che positivo sulla racchetta anche dall'uscita di parete alta, quindi ottima. Ok, ottima anche quando vado a fare il remate, mi fa armare molto bene, potenza ce n'è abbastanza, direi un buon giudizio anche sul remate e sullo smash, non così eccezionalmente potente oppure eccezionalmente con un punto dolce diciamo spostato tantissimo in alto, ma è più che sufficiente per fare anche degli ottimi smash. Diciamo concludendo, questa è una racchetta che comunque è molto versatile, polivalente tra virgolette, con un impatto medio duro praticamente che può usufruirne a chi è abituato a questa tipologia di impatto, dal giocatore intermedio fino al giocatore esperto. Buona racchetta di Starvi, complimenti anche per come è conformata la racchetta, quindi una goccia come dicevamo con il piatto in 3D molto molto fine e quindi con uno spin che si evidenzia moltissimo nei colpi, buona potenza, buon punto dolce e buon controllo di palla, ottima veramente. Ragazzi, eravamo al Pro Padel Academy e praticamente ci ha dato la palla a Federico Cuorinfranti che adesso è fuori campo, infatti fai vedere una mano, eccolo là, e quindi Pro Padel Academy via Enzo Ferrari 19 a Guidonia, una struttura che dovete venire a vedere. Questa era Dronos 2024 Starvi.